Buongiorno, gente. Caffè, ti sembra questa l'ora di arrivare? Si stava iniziando senza di te. Scusate, scusate. Sapete per caso dov'è lo zucchero? Sta facendo il pieno al tè, arriva a minuti. Ti ho già detto che devi starmi alla larga. Questa è la mia parte del tavolo. Ma mi spieghi cosa c'è che non va? Perché non ti piaccio? Guardati, sei ricoperta interamente da una glassa al cioccolato e io non posso assolutamente compromettere la mia bassa percentuale di grassi standoti accanto. Beh, mi sto mettendo a dieta, ok? Sto passando alla farina integrale. Io invece sono piena di crema alla vaniglia, gnammi gnammi. Ok, ci siamo tutti ora, no? Direi che la colazione può cominciare. Aspetta che sta arrivando anche uovo. Ehi, uovo, sei pronto? Oh mio Dio, uovo è ferito! Uovo! Che dolore! Cosa ti è successo? Qualcuno qui è il dottore! Non mi piace questa cosa! Voglio tornare in dispensa! Ti voglio cercare subito aiuto! Ma mi sento più l'albume! Ordine! Adesso ci calmiamo tutti quanti e cerchiamo di capire cosa è successo provando a ricostruire i fatti. Calmarci! E qui dobbiamo muoverci ad aiutarlo prima che sia troppo tardi! Per me è stato il maggiordomo. Ma che dici? Non abbiamo nessun maggiordomo qui! Questo spiega la dieta irresponsabile e incontrollata del nostro padrone. Fa freddo qui e ho tanta paura! Rifletti, è successo qualcosa di veramente grave e se non ci fermiamo ad analizzare la situazione potremmo fare tutti la stessa fine. Ma analizzare cosa? Non è mica una partita Cluedo questa! Se non ci diamo una mossa, qui ci scappa il morto! Nobody knows the trouble that I've seen. Senti, per quanto ne so, potresti essere tu responsabile di tutto questo. E perché mai dovrei fare una cosa del genere io? Non lo so, sono in preda al panico. Non mi fido di nessuno ora come ora. Tu piuttosto sei quello che ci sta facendo perdere tempo invece di soccorrerlo. Ehi, non sei mica stata tu a fargli questo? Certo che no, ma cosa vai a pensare? Non lo so, in Battle Royale ad avvelenare il cibo è stata la ragazzina che se ne stava in silenzio in disparte. Ecco, ci mancava lo spoiler prima di morire. Ah, non ti perdi nulla, puro trash giapponese. No, aspetta, che cosa hai detto? No, ma cosa stai dicendo? È un cult quel film. Vabbè, ma che c'entra? Cult non è mica sinonimo di qualità. Ok, ma dire che è una trashata mi pare un attimino esagerato. Non sei mica uno di quelli che preferisce Hunger Games, che ne è la copia spudorata. Ma a me Hunger Games è piaciuto. Ehi, ehi, ho solo detto che non mi è piaciuto Battle Royale, manco avessi parlato male di Kubrick. Ah, perché anche su Kubrick c'hai da dire qualcosa? Beh, non è che Barry Lyndon sia questo granché. Vabbè, allora dillo che vuoi litigare, scusa. C'è quella scena fighissima dove loro stanno sui carri e corrono e poi ci sono i tamburi che fanno dun dun dun. Ragazzi, per favore, ma vi siete bevuti il cervello? C'è stato un grande studio tecnico dietro, non puoi non apprezzarlo. Ok, ma tu mi parli di tecnica, di forma, io ti sto parlando di contenuto. Ragazzi, dovevamo aiutare un fa il film e se la storia non mi trasmette nulla, ragazzi, secondo me ha fallito. Ragazzi! Cosa c'è? Uovo è morto. Oh. L'ho sempre detto io che non si deve mai parlare di cinema di prima mattina. Non fa bene. Oh, vabbè, comunque io preferisco Hunger Games. I've seen nobody. Scusa. Vado. Vai, vai.